È possibile aumentare la produttività ed evitare di procrastinare? È possibile lavorare al massimo delle proprie capacità senza rimandare ogni singolo lavoro? In questo video voglio darti alcune spiegazioni su come poter aumentare la produttività. Spesso non siamo produttivi, come vorremmo, per due motivi. Uno, abbiamo cattive abitudini che interferiscono con le nostre attività lavorative, oppure due, siamo reattivi piuttosto che proattivi. C'è però una soluzione. Possiamo sostituire le nostre cattive abitudini e la nostra reattività con buone abitudini che ci renderanno proattivi e ci riconsegneranno il controllo delle nostre giornate. Non perdiamo altro tempo. Iniziamo subito con alcuni suggerimenti per aumentare la produttività e diventare migliore e più produttivo al lavoro e durante tutta la giornata. Nella mia vita ho avuto momenti nei quali ero meno produttivo di altri e per questo non lavoravo come dovevo. Ho cercato nel corso del tempo di migliorarmi sempre di più, anche se arrivo in determinate situazioni, in determinati momenti, in determinati periodi che non sono al 100% della produttività, do il massimo per migliorare giorno dopo giorno. E oggi voglio dare a te 5 consigli che personalmente mi hanno aiutato nella vita. 1. Svolgi le attività complesse quando hai più energie. Fin da bambini la scuola che cosa ci ha insegnato? Ci ha insegnato che la mattina dobbiamo impegnarci, lavorare sodo, stare attenti alle spiegazioni e svolgere stressanti verifiche e interrogazioni. Un po' come se di mattina fossimo tutti più svegli e pimpanti. Invece la maggior parte delle volte capita di arrivare a scuola stanchi e con pochissima voglia di seguire. Il primo consiglio per aumentare la produttività è quindi: organizza la tua giornata in base alle tue energie. Se sei una persona che sprigiona tutto il suo potenziale la sera, riserva le attività più complesse la sera, ovviamente. Al contrario, se sei un mattiniero e la mattina riesci a dare il massimo, non aspettare a svolgere i compiti difficili la sera. Mi sembra scontata la cosa. Il punto è conoscersi, quindi conosci te stesso, così riesci anche a capire da solo dove posizionarti, se lavori meglio la mattina oppure la sera. Il mio secondo consiglio è: fai una lista delle cose da fare giorno per giorno, ok? Quindi il primo giorno per il giorno dopo. Crea una to-do list e scrivi ogni sera tutto quello che dovrai fare il giorno successivo. Ti consiglio di farlo la sera prima di andare a dormire, perché l'organizzazione è una delle le chiavi essenziali per smettere di procrastinare. Scrivi su un quaderno, su un blocco notes, quelli che si comprano anche al supermercato per €1, €1,50, tutta la lista delle cose da fare il giorno successivo. Una volta che hai fatto una task, tiraci una riga. Perché? Perché la riga è importante, perché darà al tuo cervello una piccola dose di dopamina che creerà un po' di soddisfazione. Terzo consiglio: definisci le priorità. Ora che hai fatto la lista delle cose da fare al fine di aumentare la produttività, ovviamente ti sarà utile definire le priorità. Quali sono i compiti che devi svolgere prima di tutti? Eventualmente anche eliminando quelli che possono essere trascurati. Ricordati sempre di scegliere il momento della giornata nel quale sei più produttivo e cerca di mettere le cose più importanti da fare all'interno della tua giornata. Non scordartelo. 4. Prendi delle pause dal lavoro. Le continue distrazioni sono deleterie per la produttività, le pause cicliche invece sono vitali per aumentarla, perché il nostro cervello non può funzionare 8 ore consecutive senza mai prendere una pausa, o lo può fare e sicuramente il risultato non sarà come desiderato. Per questo motivo noi ti consigliamo di prendere una pausa da quello che stai facendo almeno una volta ogni 90 minuti, quindi ogni ora e mezzo. Puoi anche sfruttare la tecnica del pomodoro, che effettivamente se ne sente parlare tantissime volte in giro. Hai presente quei timer a forma di pomodoro che si usano in cucina per sapere quando un piatto in forno è cotto? Bene, un po' come durante la preparazione di un piatto, ogni 8 minuti deve essere girato per assicurarsi la miglior cottura, lo stesso vale esattamente per te. La tecnica del pomodoro infatti consiste nel prendere una pausa
pausa ogni 5 minuti ogni 25 di attività lavorativa. In poche parole, ogni 50 minuti, 10 minuti saranno dedicati ad una piccola pausa che ovviamente ti darà la forza per lavorare meglio quando riprenderai. Provala e fammi sapere. Quinto consiglio, per ultimo ma non meno importante, anzi è il più importante di tutti, cerca sempre di essere ottimista. Le persone felici sono più produttive. Sono tantissimi gli esperimenti che dimostrano questa correlazione ed è facile anche intuire il perché. Se lavori ad un progetto nel quale credi veramente, ti risulterà molto più semplice dedicarci il tuo tempo, non sarà un obbligo ma un piacere. Al contrario, una persona infelice della sua condizione lavorativa non può essere altrettanto produttiva per quello che sta facendo, perché non gli porta nessun beneficio. Ecco, quindi qui diciamo nasce il detto che trovando il lavoro che ami non lavorerai mai un giorno della tua vita. Ed effettivamente è così. Ricordati sempre di essere ottimista, sorridi alla vita e lei sicuramente lo farà per te. Questi erano i miei 5 consigli, sono 5 consigli sacri che mi sono scalfito sulla schiena nel corso degli ultimi anni. Io ti ringrazio per aver visto questo video fino alla fine. Se ti è piaciuto, ovviamente lascia un like ed iscriviti. A te non cambiano niente, ma per me fa una grandissima differenza. Alla prossima!